Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. La cronaca in apertura, partendo da Messina e da un'operazione antidroga condotta dagli agenti della Polizia di Stato. Sono 24 le persone finite in manette. Operazione antidroga a Messina. 100 agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Messina a carico di 24 soggetti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che alla vendita al dettaglio di cocaina, crack e marijuana. Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno consentito di individuare tre distinte organizzazioni criminali operanti nel rione di Santa Lucia sopra Contesse, che utilizzavano come base operativa dello spaccio anche un manufatto abusivo presso il quale era stato installato un sofisticato sistema di videosorveglianza. Rapina e lesioni personali sono queste le accuse per un 28enne albanese che è stato arrestato dai carabinieri a Ragusa. I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa all'esito delle indagini che hanno portato all'individuazione di un giovane albanese quale responsabile di un pestaggio avvenuto nei pressi di Piazza San Giovanni lo scorso agosto. Il soggetto, un pregiudicato per reati afferenti lo spaccio di stupefacenti, avrebbe aggredito un uomo per ragioni verosimilmente riconducibili a quel contesto criminale e dopo averlo violentemente picchiato gli avrebbe sottratto il cellulare, le chiavi dell'abitazione e il portafoglio. Soccorso presso l'ospedale di Ragusa, l'uomo davanti ai carabinieri avrebbe riconosciuto il proprio aggressore nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza urbana presenti nel circondario dove si sono svolti i fatti, grazie alle quali è stata possibile una completa ricostruzione della dinamica dell'aggressione. Nella circostanza, gli uomini dell'arma hanno promosso una serie di perquisizioni personali e domiciliari finalizzate al recupero di sostanze stupefacenti, che hanno permesso di rinvenire una cospicua quantità di hashish, un bilancino di precisione e una somma in denaro contante composta da numerose banconote di piccolo taglio, tutto nella disponibilità di uno dei fratelli dell'arrestato. Per il 28enne albanese si sono dunque aperte le porte del carcere dove rimarrà in attesa di essere ascoltato dai magistrati. Sono diversi invece gli interventi da parte dei carabinieri nel Trapanese, tra Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano. Si parla di stalking, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Diverse le misure cautelari e c'è anche un arresto. Proseguono le incessanti attività della Procura della Repubblica di Marsala e dei comandi dell'Arma per contrastare episodi di maltrattamenti e atti persecutori. Lo scorso mese di ottobre, i carabinieri delle compagnie di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala, hanno eseguito sette misure cautelari per reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e atti persecutori, nonché tratto in arresto in flagranza un 19enne per violazione del divieto di avvicinamento ai propri genitori quali persone offese. In particolare, i provvedimenti irrogati hanno riguardato sei uomini e una donna colpiti dalle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa, a seguito di altrettanti episodi di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di coniugi, conviventi o familiari. Inoltre, i militari della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 19enne del posto per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai propri genitori, persone offese, emesso nei suoi confronti nello scorso mese di luglio. Il 19enne, a seguito dell'udienza di convalida, è stato poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Quattro denunce e invece il bilancio di un approfondito controllo del territorio effettuato dai carabinieri a Monreale. Siamo nel Palermitano. I carabinieri della compagnia di Monreale hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa. In particolare, i militari hanno concentrato i loro sforzi sulla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza e del consumo di sostanze stupefacenti. Una sessantina le persone controllate e 34 i veicoli. Nel corso delle operazioni, una 49enne agli arresti
domiciliari, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per evasione in quanto sorpresa fuori dalla sua abitazione senza un giustificato motivo. Due automobilisti sono risultati positivi all'alcol test e sono stati denunciati in quanto hanno riportato un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge, mentre un'altra automobilista è stata deferita perché sorpresa alla guida senza patente. Due persone, di 31 e 35 anni, sono invece state trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish, pertanto sono state segnalate alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici. I controlli continueranno senza soluzione di continuità in tutta la provincia e nelle zone particolarmente interessate dalla cosiddetta movida e dai flussi turistici. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di sanità con la Fondazione Gimbe che boccia la manovra. I fondi sono insufficienti per salvare il Servizio Sanitario Nazionale. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Pochi soldi, insufficienti anche a coprire le misure già varate dal governo e assenza di interventi cruciali per la tenuta del servizio sanitario. In audizione presso le commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, boccia la manovra. Senza adeguate risorse e coraggiose riforme di sistema, diremo definitivamente addio all'universalismo, all'uguaglianza e all'equità, principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale, ha dichiarato lo stesso Cartabellotta. Le risorse, inoltre, sottolinea Fondazione Gimbe, sono ampiamente insufficienti per finanziare anche le misure già previste dal governo. All'appello mancano 19 miliardi da qui al 2030. Per Cartabellotta il tema delle risorse è cruciale. L'incremento di 2 miliardi e mezzo di euro per il 2025 aumenta il Fondo Sanitario Nazionale a 136,5 miliardi di euro, di fatto solo dell'1% rispetto a quanto già fissato nel 2024. La situazione si fa ancora più allarmante se si guarda alla spesa sanitaria in rapporto al PIL. La quota del prodotto interno lordo destinata alla sanità scende dal 6,12% del 2024 al 6,05% nel 2025 e 2026 fino ad arrivare al 5,7% nel 2029. L'aumento progressivo del Fondo Sanitario Nazionale in valore assoluto, sempre più sbandierato come un traguardo grande, è in realtà una mera illusione, aggiunge Cartabellotta. Calcolatrice alla mano, le misure previste dalla manovra per il periodo 2025-2030 hanno un impatto complessivo di oltre 29 miliardi di euro, mentre le risorse stanziate ammontano a circa 10,2 miliardi, chiosa Cartabellotta. Ciò costringerà anche regioni più virtuose a tagliare i servizi o ad aumentare le imposte regionali. Inoltre, precisa Gimbe, mancano dal testo misure cruciali per la tenuta del servizio sanitario. Innanzitutto, il piano straordinario di assunzione medici e infermieri e l'abolizione del tetto di spesa per il personale. E poi risorse per ridurre o abolire il payback sui dispositivi medici e per gestire il continuo sforamento del tetto di spesa della farmaceutica diretta, conclude Cartabellotta. Fondi europei, soddisfatto il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che parla di obiettivo raggiunto. Sono 3,3 miliardi certificati, ha dichiarato il governatore, ma per tutti i dettagli vediamo il servizio. La regione siciliana ha superato l'obiettivo di spesa fissato dall'Unione Europea al 31 ottobre per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Abbiamo certificato oltre 3,3 miliardi di euro e per la chiusura finale del programma, prevista per luglio, sono già disponibili ulteriori 300 milioni di euro di spese sostenute che ci permetteranno di registrare un risultato superiore ai fondi stanziati. Una risposta netta a tutti coloro che fino a pochi mesi fa attaccavano il mio governo, mettendo in discussione il raggiungimento del risultato. Ad annunciarlo soddisfatto è il presidente della regione Renato Schifani, che evidenzia il ruolo cruciale della riprogrammazione delle risorse approvata dal governo regionale nell'ottobre dello scorso anno. Questo traguardo, aggiunge Schifani, è il frutto di una gestione attenta e di una riprogrammazione strategica dei fondi realizzata insieme alla Commissione europea e con il forte impegno dei nostri dipartimenti regionali.
Ringrazio tutto il personale coinvolto e i beneficiari del programma per il risultato raggiunto. Per quanto riguarda il nuovo ciclo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 è già partito con 17 procedure per 1,2 miliardi di euro, alle quali se ne aggiungeranno altre 33 entro fine anno. Questo significa, sottolinea Schifani, che quasi metà delle risorse disponibili, circa 2,2 miliardi di euro, saranno presto operative, con l'obiettivo di sostenere imprese e comunità locali in Sicilia rispondendo concretamente ai bisogni del territorio. Interventi a Stromboli per tornare alla normalità dopo la recente alluvione e i danni causati dalle forti piogge. Manteniamo l'impegno che avevamo preso per riportare a una situazione di normalità le zone più colpite dagli eventi alluvionali di ottobre. Siamo voluti intervenire con immediatezza anche a Stromboli e Ginostra per eliminare le situazioni di maggiore pericolo e restituire serenità ai cittadini. Quindi non posso che constatare di essere contento che i lavori sono andati avanti anche nelle giornate di festività. A dichiararlo il presidente della regione siciliana Renato Schifani, intervenuto sull'avvio degli interventi urgenti nell'isola di Stromboli e nella frazione di Ginostra, disposti dalla giunta con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale. A Ginostra si sta intervenendo per risistemare e rimettere in funzione l'antico porto Pertuso, successivamente si interverrà sui sentieri. L'importo complessivo dei lavori ammonta a circa 150.000 euro. Gli interventi in corso a Stromboli invece stanno già riguardando le strade interne per un totale di circa 77.000 euro. La conclusione dei lavori affidati dal Genio Civile di Messina è prevista entro la fine del mese. Sono complessivamente 5 gli interventi che erano stati disposti dalla Giunta con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale per i quali sono stati stanziati 2,8 milioni di euro. Oltre a Stromboli e Ginostra, anche alla foce del fiume Salso, Allicata nell'Agrigentino, sul fiume di Taino e a Enna. Il coordinamento è stato affidato in qualità di commissario straordinario per l'emergenza al dirigente generale del Dipartimento Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, Duilio Alongi. C'è un preciso dato dell'Istituto Superiore di Sanità che riguarda i nostri anziani. Vediamo di che si tratta. Un anziano su 5 è caduto almeno una volta nel corso dell'ultimo anno e il 6% dichiara che questo sia avvenuto più di una volta. Tutt'altro che banale, questo problema può infatti portare a fratture, ricoveri e allettamento. Inoltre, il timore di cadere una seconda volta può limitare le attività quotidiane. A indicarlo sono i dati della sorveglianza a passi d'argento dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel biennio 2022-2023 il 7% degli over 65 intervistati ha dichiarato di essere caduto nei 30 giorni precedenti l'intervista e nel 13% dei casi è stato necessario il ricovero di almeno un giorno. Se si allunga a 12 mesi il periodo di tempo preso in considerazione, la percentuale di chi è caduto almeno una volta sale al 21% negli over 65 intervistati e al 6% è successo due o più volte. Quasi nella metà dei casi le cadute hanno causato una frattura e nel 16% è stato necessario il ricovero ospedaliero di almeno un giorno. Le cadute sono più frequenti con l'avanzare dell'età fra le donne e fra le persone con molte difficoltà economiche. Inoltre sono associate al malessere psicologico. Fra le persone che ne hanno subita una, il 21% lamenta sintomi depressivi. Nel 64% dei casi avvengono in casa, mentre meno frequentemente in strada, in giardino o altrove. Ma solo il 69% degli intervistati ricorre all'uso di almeno un presidio anticaduta come tappetini o maniglione al bagno. Ancora bassa è l'attenzione degli operatori sanitari, soltanto il 12% degli anziani dichiara di aver ricevuto nei 12 mesi precedenti l'intervista il consiglio dal medico, un fisioterapista, su come evitare le cadute. Le cadute degli anziani, spiegano gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, rappresentano un problema di grande rilevanza non soltanto per la frequenza con cui accade e per la gravità delle fratture che possono derivarne, ma anche per l'impatto sul benessere fisico e psicologico. Il timore di cadere può limitare in modo significativo la capacità di svolgere attività quotidiane.
A Giardini Naxos siamo nel Messinese, la consulta giovanile premia le eccellenze locali. Sentiamo Mauro Romano. Il presidente della consulta giovanile di Giardini Naxos, Davide Amoroso, si sta preparando un'importante iniziativa a favore delle eccellenze giardinesi. Ecco, di che cosa si tratta, presidente? Sì, con la mia consulta giovanile abbiamo deciso di ideare la prima edizione del premio dei giovani di Giardini Naxos. In una società contemporanea dove è l'invidia a fare la padrona delle menti altrui, abbiamo deciso di andare controcorrente e di celebrare e premiare chi invece ha avuto successo in determinati ambiti, quali per esempio l'ambito sportivo, l'ambito della cultura, l'ambito musicale, l'ambito dell'arte e l'ambito della moda e anche dell'impresa. Quando si svolgerà la manifestazione? La manifestazione si svolgerà giorno 9 novembre presso l'aula consiliare del comune di Giardini Naxos alle ore 18. Saremo presenti noi del direttivo della consulta giovanile, l'assessore alle politiche giovanili e anche altri membri dell'amministrazione comunale, la quale ringraziamo per averci dato il permesso di organizzare un evento del genere. Quante sono le eccellenze che premierete? Le eccellenze che premieremo saranno circa una decina, verranno premiati con un attestato e verranno presentati poi all'interno dell'evento. Sarà la prima edizione di questo evento, quindi gli anni a seguire ne faremo sicuramente altre. Lei che è giovane, cosa pensa di Giardini Naxos? Io di Giardini Naxos penso che sia un paese che ha grandi potenzialità, è sotto gli occhi di tutti che è un paese bellissimo da ogni punto di vista. Siamo in chiusura, prima però di chiudere questa edizione di Spazio Notizia, come di consueto la rubrica 100 secondi a cura di Giacomo Cagnes. Anche oggi parliamo di cronaca legata ad arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. I delinquenti sempre più specializzati e collusi tra di loro con varie organizzazioni cercano di sfuggire alla giustizia portando avanti i propri illeciti interessi. Fortunatamente le forze dell'ordine, grazie ad accurate indagini ad ampio raggio, riescono a bloccare i malviventi nonostante le varie strategie che adottano per occultare il malaffare. Le indagini, secondo una nota della Questura, sono scattate nel 2021 e sono servite a delineare il quadro delle competenze ripartite tra i vari soggetti nel confezionamento dello spaccio di droghe varie, per un business calcolato in oltre 100.000 euro settimanali. Alle prime luci del giorno la Polizia di Stato ha eseguito ben 24 arresti, 22 in carcere e 2 ai domiciliari, disposti dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della città del capoluogo peloritano. Nell'operazione di polizia sono stati impegnati 100 agenti. Le accuse per i tre gruppi malavitosi, praticamente consorziati, che utilizzavano come base operativa anche un edificio abusivo nel rione di Santa Lucia sopra Contezze, denominata La Casetta, molto conosciuta in ambito criminale e non solo, dove si registrava il continuo via vai di tossicodipendenti e dove per la propria sicurezza avevano installato anche un sofisticato servizio di videosorveglianza. I soggetti finiti in manette sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti come vendita anche al dettaglio di cocaina, crack e marijuana.